Ragazzi, bentornati. Sono contentissimo per le visualizzazioni, per le iscrizioni. Sono qui, sono Anche Gabriele. tu sei qui. No, non vedete. Eccola qua. Siamo contentissimi per le visualizzazioni e per le iscrizioni che sono andate a gonfie vele nell'ultimo video. Perché mi è mossicato nel collo, non so perché. Eccola. Allora, cosa? Aspetta, sono in schiaffone. Allora, stiamo calmi. Allora, in realtà volevo portare il mazzo del druido, ma lo stanno portando praticamente tutti. E penso il mazzo più forte del mese al momento è incredibilmente forte quel mazzo. Sì. Quindi ho intenzione di portare un mazzo che nessuno degli streamer credo che abbia portato fino adesso, non lo so, dico di quelli italiani e non di quelli stranieri. Era brutto quello. Madonna. Ok, la lista ve l'ho messa, partiamo, vediamo un po' una partita. Sono partite che durano tipo 60 ore se trovi un control, e tipo 3 minuti se trovi un aggro di quelli che partono bene la gara. Allora, Perché? vedi, poi. Allora, scusate, no, dicevo. Allora, tral. Si vede. Aspetta che c'è pure l'altro. Aspetta, dai. Se me lo spacca, vado a bocca a terra sicuro. Ok. Allora, io video devo fare così. Un calcaghiaccio ce lo teniamo, perché se lui parte cattivo, dobbiamo fare così. Vuole sedere qui? Nella sedia. Qui, così. Nella sedia tua. No, non è vero, vuole stare in braccio a me, pupa, gelosa. Allora, i primi turni li soffriamo parecchio. Vieni qui con me allora. La partenza migliore di questo mazzo è l'arcanologa, ragazzi. La partenza migliore è l'arcanologa. Avrei preferito l'altro segreto, in realtà. Perché mi stai spingendo? Mi trada. No, non trada, vedi. Ah, scusa, no. Non avevo visto a che mano eravamo. E beh, certo, normale. Normale. E partiamo. Se anche lui parte lento, lento, possiamo farcela. La verità è un mazzo che ancora non rientra, credo, ma neanche in. Cosa stai facendo? Non ha senso. La forcata di punto io. No, ma mi stai anche massacrando però. Allora. 1-2, ma può giocare tranquillamente. Allora, in realtà, questo potrei giocare anche questo, in realtà. Questo ci serve se mette qualcosa di grosso. Perché glielo blocchiamo. Glielo blocchiamo. Turno 5 abbiamo 3 danni facili. Facili, facili, facili. Turno 5. Vabbè. Facciamole consumare un po' di risorse. Avrà sicuramente il fulmine di Giada. Boh, il caffè, mi stai. Grazie. No, con la tazzina si beve il caffè. Non con la macchinetta. Che senso ha? La tazzina. Allora. Ho fatto solo 2 amichevoli in questo mazzo, quindi ho visto un paio di video su internet. L'ho modificato un pochettino, ovviamente già lo sapete che a me non piace assolutamente giocare sempre gli stessi mazzi che giocano tutti. Quindi qualcosina di diverso. Qua abbiamo una grandiosa giocata. Grandiosa, perché questa qui ha un valore incredibile. Questa qui ha un valore incredibile. Però in realtà sto pensando se giocarla dopo. Perché comunque possiamo comunque iniziare a tradare tutto. No, in realtà tutto no. Però possiamo. No, ma è troppo forte questa. Vabbè che abbiamo la meteora dopo nel caso lui. Perché? Io non capisco. Allora.
Andiamo sotto il fulmine di gelo. Andiamo sotto il fulmine di gelo, la luce lo secca. Andiamo sotto il fulmine di Giada. Quindi io direi di coprirci un po'. Ok. Credo sia il classico evolve, diciamo. La carta eroe è turno 6. Gioca evoluzione che abbiamo la meteora. Gioca. Va benissimo. Va benissimo. Va malissimo, va. Cos'è tutto lì uscito? Rischiamo? Rischiamo? Colvate? Per forza abbiamo rischiato. L'altro modo qual è? Per forza. C'è lui qua. C'è lui qua. Cosa può avere? Gen Lighting, ok. C'ha il fulmine di Giada. Involuzione. Con involuzione. Con involuzione ci manda veramente in casino. Dobbiamo rischiare. Se c'è involuzione, bene. Se... Oh, mi ha smontato il divano. Ma sì. Cosa stai guardando? Cosa c'è? Se lui ha involuzione, abbiamo preso. No. Ce l'hai? No, ma è impossibile, costa 2. Ah, mamma mia, che vale qua! Wow, valore della Madonna questo vate! Qui il vate ci ha fatto vincere. Qui il vate ci ha fatto vincere. Gen Lighting? Ce l'ha. C'è l'altra arma. Questa ancora non ci serve a niente. Non ci serve nulla a niente. Cosa può avere? L'arma? L'arma è continuare a farci... Ma chi se ne frega? Cioè, ci fa 2 danni no. Con l'arma. No, non... Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Questo va bene. Questo va molto bene. Questo va bene, ma molto bene. Allora, no, la meteora ci serve, ma per forza. Ci serve per forza la meteora. Scusate, no, non la giocherò mai. Ah, il box, che c'è? Che cosa? Vedi qua. Ve l'ho detto, le partite con questo mazzo sono un po' lunghe, un po' troppo lunghe. Fulmine? Facciamolo fa il fulmine. Ah. Non mi toglie il calcaghiacci. Perché? Perché non mi toglie il calcaghiacci se... In realtà possiamo tradare praticamente tutto. Qui possiamo tradare praticamente tutto. Tradiamo, tradiamo. Avrei voluto giocare lei. Avrei voluto giocare lei. Questo glielo possiamo congelare. Questo glielo possiamo congelare. Ci dà l'altro segreto. Congelo lui, trado lui, arcanologa, segreto, ma gli rimane questo che gli fa pescare il mondo, quindi non cambierebbe nulla. E... Allora, poi vi spiego perché. Ok? Perché a me mi serve uno, ok, ricordatevi che col potere eroe, se distruggiamo un servitore avversario ci dà l'elementare, quindi... Almeno se lui mi trada qua rimane questo con 1-1. Noi da adesso giochiamo a recuperare vita, a sfinire lui. Allora, questo va bene.
va bene tutto. Ok? No, no, non mettere altro. Non fare evoluzioni, non fare cose strane, lascia stare. Lascia così. Madonna! Ehi, addirittura! Io ho queste sfighe, io ho, boh, non lo so, veramente. Ho le sfighe incastrate, secondo me. Forza devi togliere quello lì. Per forza. Pensando come toglierlo, aspetta. Ma pure tu dai morsi, ma com'è qua? Questa forse non so quanto giocata giusta, ma perché tutti mi dovete mescolare le spalle? Non spiegate il collo alle spalle. Non sono un prosciutto. È difficile. Lui è messo benissimo ed evolve praticamente che chiunque. Evolve praticamente chiunque. Messo davvero bene lui. È messo davvero bene. Una seconda meteora non ce l'abbiamo nel mazzo, non l'ho messa. Non l'ho messa la seconda meteora. Aia. Allora, questa è d'obbligo, proprio giocata d'obbligo. Non vedo altre soluzioni di gioco. No, sei spericolata peggio di tua sorella. Tu. Vuoi scendere? Allora, questo l'ha preso dal Pietrasalda. Partite lunghe sono. Lunghe, belle, perché comunque le partite con i contro sono belle. Però lunghe. Pinge non gli serve nulla. Penso abbiamo Urlok nel mazzo. Sono tre. Ok, ci siamo. Quindi, al momento, vabbè. Baron Geddon non ha senso. Perché mi dovrebbe uscire Baron Geddon? A me, impossibile. Impossibile che a me esca il Baron Geddon. Impossibile. Lo so che devo decidere, un momento. Compingiamolo, finisce? Lo so, cioè, tenere almeno sempre due elementali sul campo è roba buona, vabbè, anche non ha senso, non mi esce mai. Perché lì? Brutta cosa, bruttissima, molto brutta cosa, molto brutta come cosa. Allora.
l'elementale non dovrebbe buttarlo giù, questo lo teniamo a uno di vita, se no se lo ammazza lui, perché almeno dopo possiamo riuscire a spawnare un altro elementale. Lui ha due carte e 13 ancora nel mazzo, noi 10, ma abbiamo ancora Geddon. Abbiamo ancora Geddon. 3-1. Questo ce lo teniamo per fare qualche danno, qualcosa. 10 carte. E lui c'ha in mano occhi bianchi. Occhi bianchi. Un tank troppo devastante, occhi bianchi. Cioè, un turno forse glielo prendiamo con il VAT. Ma è troppo devastante, occhi bianchi. Cosa abbiamo noi ancora? La Blizzard. Abbiamo ancora la Blizzard pure in mano. La colonna di fuoco, la Blizzard. Mamma mia, questo potrebbe fare al caso nostro. Questo potrebbe fare al caso nostro. Potrebbe fare proprio al caso nostro. Allora, 3. Allora, un 5-5 va tolto. Poco da discutere. Ok. E mi spiace, ma quello va tolto. Ci prendiamo un altro elementale. Pinja non ci crea problemi e li blocchiamo. Ok, li blocchiamo lui. Mannaggia. Oh, e due volte gliel'ha dato. Sì. Sei ragazzi, no, io non sono sicuro. Non sono sicuro. Allora, la verità, siamo in win streak della Madonna, non so da quando. Non sono sicuro il perché. Perché abbia leftato subito, cioè perché abbia abbandonato a questo punto dalla partita. Al 100%, secondo me poteva farcela ancora, tranquillamente. Ragazzi, per essere fatto un mazzo fatto da me. Fatto da me, non esageriamo. Ho cambiato tre carte, se non sbaglio. Ho 4? 4 carte forse ho cambiato. Ho messo il re di Licia a posto di Sindragosa, perché Sindragosa non riesco a giocarla. Ho messo una sola evocatrice spettrale, una sola pecora, una sola meteora. E ho preferito rinforzare l'inizio della partita con il calcaghiacci. Calcaghiacci forse lo uso solo io in tutto Hearthstone, non lo so. Però per me è fortissimo. Non so perché, sono stronzo io, non lo so. Però per me è fortissimo il calcaghiacci. Poi cosa ho cambiato? Cosa ho modificato? No, credo queste, mi sa. Credo queste sono le uniche modifiche che ho fatto. Due carte? Due carte solo modificate. Non sono molto. No, tre, perché nel. Sì, tre, perché giocano Sindragosa al posto di Lich. Lich King ci avevamo ancora nel mazzo, non ci è mai uscito, non ci credo. Non c'è mai uscito né il Baron Ghedon né le Chicken. No, ma io ho una cosa impressionante. Vabbè, abbiamo vinto, siamo ancora in win streak. Vediamo un po' se riesco a giocare un bel po'. Sapete, io gioco poco perché le bambine mi pestano, quindi giocando poco non so come finiremo la stagione. Spero di riuscire ad arrivare il più fretta possibile almeno al rank 5 e fare qualche video in quei rank, perché continuo a ripetervi ragazzi, e ve lo ripeterò per sempre, sono tutti diversi le zone di rank, diciamo dal 20 al 15, dal 15 al 10, dal 10 al 5, dal 5 alla leggenda. Da leggenda è tutta una cosa completamente diversa, completamente diversa. Ma l'ha detto anche la Blizzard in un'intervista l'anno scorso, che il momento più bello e più difficile è sempre dal rank 10 al rank leggenda. Una volta che siete al rank leggenda, a meno che non volete arrivare tra i primi 100, una volta che siete al rank leggenda è tutto diverso. Molte volte le partite sono molto molto più facili, perché sono la maggior parte è tutta gente che magari vuole testare mazzi, perché tanto sa di non riuscire ad arrivare tra i primi 100, 200, quello che è. Quindi fare video rank leggenda, boh, non ha molto senso. La verità è molto molto più difficile, dove la gente è più agguerrita, si picchiano qua le partite, perché aspetta un momento, è molto più agguerrita la fascia dal 10 al leggenda, ve lo posso assicurare. Io vi ringrazio ragazzi, da piangere tutti. Io vi ringrazio, al prossimo video, iscrivetevi al canale, vi do le cose del canale.